Ben ritrovati con la storia. Oggi parliamo dei Casoni Veneti, che sono stati la testimonianza della campagna e della civiltà rurale. E allora conosciamo la loro storia. Casone significa casa grande. Erano molto diffusi ovviamente nella campagna veneta, ma anche nelle zone lagunari. Vi abitavano contadini e mezzadri che costruivano il casone proprio nel fondo che lavoravano e utilizzavano i materiali che si trovava in natura, come l'argilla, legname appunto per i serramenti oppure la paglia per i tetti. Quanto alla struttura, erano per lo più rettangolari, 6 metri per 8, ma ce n'erano anche a forma quadrata. Erano poi di aspetto conico, privi di fondamenta, le pareti erano in muratura su cui poggiava appunto il tetto molto spiovente fatto di cane e palustri. All'interno poi i pavimenti erano in terra battuta, successivamente arrivarono le mattonelle chiamate tavelle. Poi ancora le pareti interne erano formate da graticci. Le finestre erano molto piccole per appunto impedire la fuoriuscita del calore. Quanto poi alle stanze, la principale era la cucina dove c'era il focolare e che era disposto verso sud appunto per acquisire maggiore calore e maggiore luce. L'arredo della cucina era formato dal tavolo con sedie e poi c'era anche un mobile appunto per le stoviglie. Poi andiamo alle stanze da letto che erano semplici però ordinate. C'era il letto che era costituito da 2 cavalletti dove sopra c'era un tavolo e sopra c'era appunto un paliericcio che conteneva i cartocci di grano turco. Veniva poi rimosso tutti i giorni per renderlo un po' più soffice. Non mancava mai l'acqua santiera appunto per il segno della croce. C'era poi il comò dove veniva appunto conservata la biancheria. Poi ancora il riscaldamento avveniva con il focolare, come abbiamo detto, e i letti venivano scaldati con lo scaldino, con le famose bronze. Adiacente c'era la stalla che ospitava gli animali, ma la famiglia la sera si riuniva per il filò. Per quanto riguarda poi la zona del Padovano, erano molto diffusi nella Sacisica, cioè la zona del Piovese e dintorni. Poi ancora per quanto riguarda i casoni delle zone lagunari, erano presenti a Codevigo, Caorle, Grado e anche Marano. Avevano bisogno di manutenzione e venivano, come in gergo si diceva, pettinati, nel senso che venivano appunto puliti per evitare muffe e per evitare altri inconvenienti. I casoni conoscono il declino col 1900 circa e quindi sono stati superati dalle case in muratura, però quelli che rimangono sono stati anche recuperati e sono la testimonianza di un mondo, di un periodo difficile del mondo contadino rurale.